questa è. Allora, una Ternana che aveva l'ambizione, almeno per quello che ha dichiarato lei alla vigilia di questa partita, insomma ha fatto ben poca cosa fino al 29esimo secondo tempo. Solo allora abbiamo contato, o almeno ho segnalato il tiro in porta della sua squadra. Poi negli ultimi 15 minuti è venuta fuori forse la vera Ternana. Ma la vera Ternana non c'era oggi in campo, non c'era perché quando ricominciamo a mancare giocatori importanti come Carretta, Defendi, Montalto, Signorini, e Gasparetto, per noi è oro. Siamo di qui, abbiamo affrontato l'Avellino a viso aperto come giocavamo noi con un 4-3-1-2, abbiamo provato a fare la partita, primo tempo non mi sembra che anche l'Avellino abbia fatto granché. Ci siamo fatti sorprendere su una palla, su un fallo laterale, di spalle, mette questa palla in mezzo e c'è stata una dormita generale della mia difesa, ma soprattutto il primo giocatore non può far girare un giocatore di spalle e mettere questa palla. Quindi era un primo tempo, per me non ho visto grandi cose. Poi abbiamo preso una ripartenza, abbiamo preso il 2-0, poi Regazzino ha fatto due o tre belle parate, ci ha tenuto a galla, poi alla fine un palo di Albadoro e il gol nel finale. Questa è la partita, questa è la partita. Quindi diciamo il risultato è giusto quando c'è il doppio vantaggio e prendi col 94esimo. Io sono molto obiettivo, però non ho visto una grande differenza con una squadra che ad Avellino avete pianto tutta la settimana che mancavano i giocatori e c'era la squadra al completo. Noi siamo stati zitti che ci mancavano 5-6 giocatori perché è il nostro costume stare zitti, perché è giusto che sia così, però non mettere in salto che mancano giocatori importanti come Carretta, come Montalto, come Defendi, il nostro capitano, tre pedine fondamentali, più due titolari come Signorini e Gasparetto. Voi della stampa queste cose le dovreste dire, se siete obiettivi, poi se siete tifosi è un altro discorso. Mancavano? Chi mancava? Dimmeli, li voglio sentire a te, sei di Avellino, dimmi chi ti mancava. Io ho visto le ultime formazioni, chi ti mancava? Nessuno, se gioca uno non gioca l'altro. Io ho visto che sono entrati, i giocatori che erano morti, che avete fatto pretattica, che non c'erano, che mancava, quell'altro non poteva giocare, ci ho visto tutti in campo, fa dei seri, avete vinto se sei più bravi, però non prendete in giro le persone. La sua opinione. No, è la mia, sono stati di fatto, non parli, non mi dici chi manca e stai fuori gioco. Stai fuori gioco, devi dire i nomi chi mancavano i giocatori. Sì. Oh, ragazzi, altre domande? Va bene. Beh, è un giro di andata positivo, anche se siamo terzulti. Però io non posso dimenticare quattro partite che abbiamo buttato 8 punti nei minuti di recupero. Lì c'è molto rammarico, partire da gestire, un 3-2 con palla nostra, un minuto e mezzo a Pescara, bastava tenere la palla, invece di andare alla conclusione era finita la partita, abbiamo preso gol. Il derby col Perugia, un calcio di rigore al 93esimo. Su difesa schierata con tutti i giocatori al di sotto della palla che abbiamo fatto mettere questa palla, 89esimo a Cremone al 3-2, tutte partite di 3 gol a Salerno, un calcio di rigore che l'ha fischiato la curva della Salernitana. Se ripenso a tutte queste cose ho fatto 3-3 e ho preso 3 punti facendo 9 gol in trasferta, quindi ecco, questo è il mio rammarico. Però non ho visto squadre che ci sono state superiori sotto l'aspetto del gioco e dell'organizzazione. Ho visto un campione di Serie B pazzo come tutti gli anni, però sono molto contento della mia squadra, una squadra 90% debuttanti come lo sono io, una società giovane che ha un progetto tutto italiano, che ha un progetto che stiamo cercando di realizzare. Però io devo dare un 10 alla mia squadra e forse un 5 a me, perché gli ultimi minuti dal 91esimo in poi la devo far gestire meglio queste partite. Ti ripeto, io ho elencato 4 partite agli ultimi minuti, per non parlare al 97esimo dopo il 2-0, 2 pari col Venezia, sull'ultimo calcio d'angolo abbiamo preso il gol del 2-3 in casa, quindi la sconfitta in casa. Ecco, questo mi dà rabbia, poi abbiamo giocato alla pari con tutti. Non c'è stata squadra che ci ha messo sotto, Palermo, Bari, Frosinone, Empoli, tutti alla pari. E mi meraviglio che l'Avellino sta in queste condizioni, stava appunto avanti a noi, per me è una squadra da playoff.
però giustamente evidentemente ci sono dei problemi fisici dei ragazzi che mi avete detto, evidentemente questo è un campionato che non si possono regalare giocatori importanti, come oggi io non posso regalare un Montalto che mi viene da 4 gol, fa riscaldamento e mi si infortuna, non posso regalare il mio capitano di Fendi, non posso regalare un giocatore importante con una velocità come Carretta per una squadra piccola come la nostra, per me queste sono delle assenze importanti, non ho mai parlato, non parlo a fine partita, perché il mio costume è dare sempre risalto a chi va in campo, perché per me non fa differenza, però è un dato di fatto che voi avete fatto il pianto prima, io lo faccio dopo, c'è, sono differenze di stile, c'è chi piange prima e chi piange dopo. Grazie, grazie a tutti, buone feste, buon anno. Buon anno.